Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Ieri 27 aprile si è registrata una nuova puntata delle Iene con uno scherzo veramente bruttissimo per l'opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, che nel giorno del suo compleanno si ritrova a investire un uomo, ma soprattutto finisce su tutti i quotidiani di Taranto. Ma vediamo un attimo lo scherzo diabolico fatto con la partecipazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari. Abbiamo reso un incubo il compleanno a Gianni Sperti. Tutto il quartiere è riunito attorno all'incidente. Ma che schifo, quella la telecamera. Tutto questo scherzo è avvenuto in Puglia nel giorno del compleanno di Gianni Sperti, che aveva deciso di passare qualche giorno insieme alla famiglia. Si ritrova così in macchina insieme alla sorella e nel frattempo, mentre la sorella guidava, va in retromarcia e investe un passante che si è lanciato contro la sua auto e ha finto di essersi rotto qualcosa, urlando come un pazzo a squarciagola. Immediatamente i giornalisti hanno cominciato a far circolare questa notizia dell'incidente con titoli incredibili. Gianni Sperti ha investito un uomo, Gianni Sperti ferisce un uomo, mentre Tina Cipollari e Maria De Filippi hanno telefonato proprio all'opinionista vedendo questi titoli, mostrando preoccupazione, chiedendo cosa era accaduto. L'uomo però, che altro non è un truffatore, ha finto solo di essersi fatto male perché vuole diventare opinionista di Uomini e Donne. Gianni Sperti però inizia a sbottare con Maria al telefono, mentre Maria cercava in tutti i modi di fargli capire che era uno scherzo. Non ho parole, Maria. Pensavo volesse solo dei soldi, invece vuole fare l'opinionista per un anno. Gianni, sempre molto più arrabbiato e molto nervoso, infatti scoppia anche a piangere, viene calmato dagli inviati della trasmissione proprio di Maria De Filippi. Dopo tanta preoccupazione, ansia e angoscia, finalmente Maria De Filippi, facendo un lungo monologo, riesce a fargli capire che è stato solamente uno scherzo architettato dalle Iene. E lui cosa fa? La manda a quel paese con tanto di parolaccia. Quindi vi raccomando, io vi ho messo un piccolo pezzettino perché per copyright non posso assolutamente mettervi tutto il video, quindi se volete andate sul sito delle Iene e guardate il video completo, che è veramente da far ridere a crepapelle. Io vi auguro ragazzi una buona giornata da Angela da Tutto dal Web.